fisica moderna lo sta dicendo in modo molto bello, come è stato detto tradizionalmente nella cultura yogica. Shiva è come Shava, energia suprema, ma inerte. Se crei degli stati di vuoto, all'improvviso dei protoni e neutroni virtuali verranno creati nello spazio vuoto. Coloro che hanno provato a comprendere ciò che esiste nel Kailash si sono fusi con esso. Se usi lo strumento in modo appropriato, ti consentirà di assestarti. Andrà all'essenza stessa della conoscenza. Il vuoto è generalmente negativo. Esiste un contesto negativo per il vuoto. Tutti vogliono essere pieni. Chi vuole essere vuoto? Ma è cercando la pienezza che le persone hanno distrutto se stesse. Dimmi, quanti soldi servono per rendere piena la tua tasca? Se ci mettiamo un trilione di dollari diventerà piena? Se ci mettiamo 10 trilioni di dollari diventerà piena? No. Per quanto ci metti, la tasca non può diventare piena. Non esiste una cosa del genere. Quanto serve? Quanta conoscenza serve per rendere piena la tua mente? Se macini tutte le biblioteche del pianeta e le versi nella tua testa, comunque non diventerà piena. Quante persone devi amare per rendere pieno il tuo cuore? 7,3 miliardi di persone, c'è ancora spazio, quindi non diventa mai pieno. Quindi la pienezza è una ricerca vana. Il vuoto è sempre totale. Krishna lo ha detto in modo molto bello. Quando Arjuna chiese, qual è la natura di questa dannata verità? Perché se ti chiede questo, dici sì. Se ti chiede quello, dici sì. Un altro momento, se ti chiedo è questo, dici no. Se chiedo è quello, dici no. Qual è la natura di questa verità? Dov'è? Com'è? Che forma ha? Allora Krishna rise e disse, la natura della verità nell'esistenza è tale che ciò che sembra veleno, se lo consumi, diventerà l'elisir della vita. Ciò che sembra elisir, se lo consumi, diventerà il tuo veleno. Dimmi, cercando la pienezza, tutta l'umanità non ha forse avvelenato la sua stessa vita? Non abbiamo forse distrutto il pianeta cercando la pienezza? Quando diciamo Shiva, stiamo parlando di ciò che non è. Questo significa che non c'è alcun contenitore. Non è qualcosa che può stare in un contenitore di alcun tipo, nemmeno in un contenitore cosmico. È nel grembo di Shiva che il cosmo sta accadendo, perché è ciò che non è. Quando qualcuno realizza questo, o ne fa l'esperienza, chiamiamo anche quella persona Shiva. È così che Adi Yogi fu chiamato Shiva, perché toccò quella dimensione, diventò tutt'uno con essa. E il solo modo in cui puoi conoscerla è dissolvendoti in essa, non comprendendola. Non la puoi comprendere. Ci sono innumerevoli storie, o queste sono situazioni che sono accadute. Coloro che hanno provato a comprendere ciò che esiste nel Kailash si sono fusi con esso. Sono andato nel Kailash per la prima volta 14 anni fa. Da allora sono andato ogni anno. Le prime 2 o 3 volte in cui sono andato, i fenomeni che accadono lì, poi ho pianificato con alcune persone, andiamoci, restiamo per 3 o 4 mesi, scopriremo cosa diamine è. Quando ne ho toccato alcune dimensioni, allora ho capito, a meno di volerla finire qui, non è il tentativo che vuoi fare. Quindi ora ci vado e basta. Mi godo la presenza grandiosa e torno. Perché se provi a comprenderla, l'unico modo in cui puoi farlo è fondendoti con essa. Non è ancora il momento.
Shiva significa, viene descritto in modo molto bello così, e oggi la fisica moderna lo sta dicendo in modo molto bello, così come è stato detto tradizionalmente nella cultura yogica. Shiva è come Shava. Shava significa un corpo morto, cioè inerte. Non è attivo. Inerte e basta. Energia suprema, ma inerte. Quindi la storia dice così. Shiva stava semplicemente disteso lì. Shakti è una sua derivazione, ma arrivò e danzò. E all'improvviso lui si svegliò. Siccome lei danzò sul suo corpo, lui si svegliò ruggendo. Per questo l'abbiamo chiamato Rudra. Poi si assestò un po'. Allora lo abbiamo chiamato Hara. Poi si è davvero assestato. In uno stato di stabilità eterna. Allora lo abbiamo chiamato Sadashiva, che significa sempre Shiva. Questo è... viene fatto un parallelo. Oggi gli scienziati nucleari, non nel senso di ciò che nucleare significa oggi, la gente pensa che sia tutta questione di energia, non in quel senso. La fisica fondamentale parla di questo. Se crei degli stati di vuoto, cioè stati di nulla assoluto, se non dentro, ma intorno ad essi fai passare delle cariche elettriche, all'improvviso dei protoni e neutroni virtuali verranno creati nello spazio vuoto, nello spazio in cui non c'è assolutamente nulla, nemmeno la carica elettrica. La carica elettrica ci sta danzando solo intorno. Per via di questo, dei protoni e neutroni virtuali accadono. Ciò significa che è possibile creare qualcosa in quel nulla assoluto. Quindi, nella tradizione viene detto questo, Shiva stava sdraiato completamente inerte. Vedrai delle immagini così in India. Shiva sdraiato come fosse morto. Shakti in piedi sul suo petto che danza. Questa è l'immagine che hanno creato. Quando l'energia agì, improvvisamente questo spazio inerte esplosa nell'attività con un ruggito. Allora lui fu chiamato colui che ruggisce, o Rudra, per cominciare. È un peccato che ogni cosa debba essere autenticata da pezzetti di informazione che la scienza ha racimolato dall'esistenza. Ha valore per la tecnologia, ma non ha valore per la realizzazione. I migliori scienziati al mondo sanno che non hanno capito niente. Solo gli scienziati da libro di testo pensano di sapere tutto. I migliori scienziati al mondo hanno dichiarato, non solo non sappiamo, non sapremo, stanno dicendo, perché sanno con gli attuali mezzi di esplorazione dove si fermerà. Ciò che è utile lo puoi esplorare. La conoscenza non la puoi esplorare con la metodologia che possiedi. Non dovresti provare a comprenderla. Devi assestarti in essa. Se ti assesti in essa, assesti in essa, assesti in essa, andrà all'essenza stessa della conoscenza. Quanto prima o poi, o quanti anni ci vorranno? Non esiste niente del genere. Se hai l'intensità necessaria, potrebbe assestarsi in un momento. O potrebbero volerci 100 vite. Il tempo è relativo al livello di intensità e focalizzazione che possiede. L'intero problema è che la maggior parte... perché sfortunatamente l'istruzione è tutta questione di intelletto. Alimenta solo una dimensione della nostra intelligenza che chiamiamo intelletto. Per questo motivo proviamo a capire tutto logicamente. Questa in sé è un'enorme barriera. Finché sei rinchiuso nella tua stessa logica,
la magia della vita non si rivelerà a te. Ecco perché il processo è concepito in questo modo. Semplicemente ti ci assesti. Non provi ad andare da nessuna parte, semplicemente gli consenti di assestarsi. Ciò che si assesta all'interno non può andare in un posto sbagliato, non è così? Se vai all'esterno, potresti finire in un posto sbagliato. Ti rivolgi all'interno, non puoi andare in un posto sbagliato. Più vai in profondità, e più puoi solo andare alla sorgente, non puoi andare da nessun'altra parte. In un viaggio all'esterno potresti perderti per una vita intera senza sapere ciò che ti succede. Il viaggio interiore non è così. Un viaggio all'interno non è davvero un viaggio. È solo un assestarsi. Il processo, la metodologia di Samyama non è Samyama, è solo lo strumento. Se usi lo strumento in modo appropriato, se veneri lo strumento non andrai da nessuna parte. Se lo conservi, non andrai da nessuna parte. Lo strumento deve essere usato. Se usi lo strumento in modo appropriato, ti permetterà di assestarti.